l'assessore Antonio Labrei per l'impegno profuso nell'organizzare questo incontro a sostegno delle nostre imprese locali. Come abbiamo sempre detto, sia durante la campagna elettorale che dopo, un paese è vivo se le attività produttive e il commercio sono vivi. In un momento come questo, in cui le nostre attività commerciali e produttive attraversano un periodo di grande incertezza, di grande sofferenza, a causa delle restrizioni, numerose restrizioni imposte all'emergenza Covid, l'unica via di uscita è collaborare tra tutte, far collaborare tutte le attività produttive, far collaborare le varie associazioni presenti sul territorio, che solo in un clima di aperta collaborazione rappresentano il motore dello sviluppo economico della nostra comunità, ma soprattutto con il supporto delle nostre istituzioni, principalmente quelle più vicine, cioè la regione, possiamo fare il bene del nostro paese e della nostra comunità. In questo solco si innestano le misure regionali a sostegno delle piccole e medie imprese ed avere qui la presenza in questa sala dell'assessore allo sviluppo economico Alessandro Rinoci e il vicepresidente della regione Cristian Casini per noi rappresenta un'occasione irripetibile sia per noi sia per tutte le nostre attività operanti nel nostro territorio. Quindi passo la parola